Allo stadio dei Marsi il raccoglimento e la festa in omaggio al decennale della scomparsa di Vito Taccone, campione e orgoglio marsicano del ciclismo, e a lui la società di Via Ferrara intitola la sala stampa dell'impianto sportivo. Il Castelfidardo raccoglie le forze per fare la partita in terra straniera, forte del secondo posto in classifica. Giampaolo disegna il 4-4-2, torna Pellecchia esterno a centrocampo, davanti Cerone Dos Santos. Strilla l'assenza di Branicchi che parte dalla panchina. Partenza col botto, all'Avezzano bastano 9 minuti per marcare il territorio. Cerone imbecca Dos Santos leggermente defilato sulla sinistra. Il brasiliano temporeggia, cambia passo e rifinisce centralmente. Selvaggio non riesce a smorzare il pericolo. Pellecchia di Rapina in fila per l'1-0. I padroni di casa stringono le marcature, il Castelfidardo fatica a fare gioco al 24esimo, corner Avezzano, traversone nella mischia, sbardella a staccare, Selvaggio si salva sull'angolo di sinistra. Al 27esimo è ancora il centrale di difesa ad andare vicino al raddoppio, palla a tagliare in area avversaria, deviazione di prima intenzione, palla alta sopra lo specchio. Alla mezz'ora spaccata è Lombardo a illuminare per Dos Santos che potrebbe calciare di prima ma sceglie l'aggancio e l'azione sfuma. Sull'ingenuità dei padroni di casa sulla tre quarti si fa vedere il Castelfidardo, botta di Pigini a spiovere dalla distanza, Fanti l'accompagna sul fondo. Il capolavoro tecnico si concretizza al 39esimo, Cerone lancia col contagiri, Pellecchia sulla destra, l'esterno rientra sul sinistro, punta l'angolino lontano e la piazza come fosse la cosa più facile del mondo. Dei Marsi in estasi e la squadra raccoglie l'abbraccio degli spalti. Al minuto 42 Lombardo si mette in proprio, recupera palla, guadagna metri, punta la porta e arriva alla conclusione. La retroguardia avversaria gli nega la gioia del gol. È un Avezzano d'applausi e l'intervallo chiama Vagnoni alle giuste considerazioni in vista della ripresa, mentre Giampaolo fa il punto e concentra l'attenzione per gestire il vantaggio nella seconda parte di gara. Stessi 22 al fischio di Acampora di Ercolano. Riparte con un altro piglio il Castelfidardo, calcio di punizione dopo 1 minuto e mezzo, Trillini di precisione col destro sul primo palo, palla alta di poco. 1 minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, fa tutto bene Cerone fino alla conclusione, mani nei capelli per il giocatore romano. Ancora 60 secondi e Persia libera la propria metà campo innescando Dos Santos, incerto, Selvaggio nell'uscita. Il brasiliano cerca la deviazione, parata facile per il portiere, classe 98. Il 3-0 arriva al settimo, calcio di punizione dai 35 metri, Cerone a calciare da posizione angolata, conclusione diretta a rete, Selvaggio è impreparato e allora la festa è in maschera, può cominciare. Vagnoni chiama il primo cambio, fuori Grazioso, dentro Calabrese, l'Avezzano però non si sazia e Dos Santos prova a mettere il suo nome sulla lista dei marcatori. Prima è rasoterra al veleno dal limite in corsa a sfiorare il palo, poi il legno interno sulla botta nell'angolo più vicino. Al 13esimo spunto di Deramo, tunnel e conclusione a incrociare, troppo debole e Selvaggio può intervenire in presa diretta. Ci prova anche Persia dal limite, 3 minuti più tardi, Selvaggio coi pugni a chiudere lo specchio. Minuto 21, il direttore di gara punisce questo intervento di Persia con le mani e indica il dischetto. Minella a calciare dagli 11 metri, palla che si infila nell'angolino dove Fanti non può arrivare. Giampaolo costretto a sostituire Deramo, crampi per il piccolo talento classe 99. Scutti nella mischia, largo a centrocampo. Al 33esimo fuori anche l'autore della doppietta, Pellecchi, dentro il classe 97 Pollino. 1 minuto dopo Cerone prova la giocata d'effetto, scavetto dal limite con Selvaggio fuori dai pali, la sfera delicata si perde sul fondo. Applausi anche per Cerone sostituito al 37esimo da uno scalpitante Branicchi. Di Natale ammonito al 38esimo per questa trattenuta sullo scatto di Dos Santos, sul capovolgimento di fronte è Fanti ad esaltarsi chiudendo lo specchio a Calabrese. Passerella anche per Dos Santos rilevato da Catullo. Saranno 4 minuti di recupero, 4 minuti di gestione. Col passivo accorciato la reazione voluta da Vagnoni non arriverà. 3-1 finale, quarta vittoria consecutiva per la banda esplosiva di Federico Giampaolo. Castelfidardo cliente scomodo, domato consapevolmente. Ed ora avanti tutta la 8 giorni che chiama gli straordinari biancoverdi come tutta la Serie D. Culminerà niente meno che con lo spettacolo del derby. È da un po' di tempo che la mia squadra sta giocando un grande calcio. Oggi abbiamo sfoderato una prestazione quasi perfetta. Mi dispiace per quel gol lì che abbiamo preso su rigore, però la prestazione è stata fantastica. I ragazzi hanno approcciato la gara con grande determinazione, per cui sono contento perché loro in settimana lavorano bene. Poi, come dico sempre ai ragazzi, le vittorie si conquistano tramite gli allenamenti. Quando vedo la mia squadra che si allena con grande intensità, poi la domenica si divertono.
quanto è importante il lavoro che fanno gli under, anche oggi protagonisti di una prestazione eccezionale. Ma ho la fortuna di avere in squadra effettivamente degli under molto bravi, e questo sicuramente è qualcosa in più per la squadra e per me. Sono dei ragazzi eccezionali, si impegnano sempre al massimo, e di conseguenza è un valore aggiunto. No, non siamo venuti a fare la partita perché abbiamo giocato con tre attaccanti, stavamo bene, poi abbiamo preso gol in maniera molto sfortunata, ma abbiamo preso dei gol, i primi due su due palle perse in uscita, quindi i gol oggi, il calcio di oggi si fanno sempre così, quando perdi palla in uscita si prende quasi sempre gol, noi l'abbiamo preso, però ho visto anche delle buone cose, certamente altre meno buone, che ci siamo allungati un po' troppo dopo l'1-0, forse qualcuno voleva risolvere la partita per conto suo e questo non va bene, perché noi i risultati che abbiamo fatto fino adesso li abbiamo fatti di squadra, dobbiamo ragionare sempre di squadra, e invece oggi forse abbiamo ragionato un po' a livello individuale e questo è la cosa che non mi sta bene. No, abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi, poi siamo andati in vantaggio quasi subito, diciamo. Siamo stati bravi a fare il secondo gol nel primo tempo e poi siamo stati molto più bravi a chiuderla subito all'inizio secondo tempo. E le prime due reti sono di Saverio Pellecchia, questo vuol dire che è sicuramente un periodo d'oro per lei, ha trovato forse la zona del campo più giusta e che esalta le sue qualità, però è tutta la squadra che sta giocando bene. Sì, vabbè, i gol vengono anche grazie al gioco della squadra, ai compagni che mi mandano anche in gol, che mi fanno arrivare là per calciare in porta e fare gol. Due reti decisive, allora è impossibile non chiedere la dedica. Vabbè, la dedica alla mia ragazza, dai, la doppietta alla mia ragazza la dedico.